facilissimo da fare e molto carino così per la Pasqua, ma anche per altre occasioni. È bello anche da vendere, da tenere in casa, da regalare, insomma, veramente molto versatile ed è facilissimo da fare. Per realizzarlo io ho preparato due quadrati di tessuto, uno da mettere all'esterno, uno all'interno. Questi sono due tessuti di cotone di 26 x 26 centimetri, hanno la stessa misura. Il tessuto, i tessuti vanno strutturati. In questo caso utilizzo questa teletta qui che è termoadesiva, è l'H630. Vi lascio il link nella casella delle informazioni e strutturo anche la parte che andrà all'interno. Vi lascio il tutorial per applicare la teletta. Comunque la parte della colla si mette sul retro del tessuto e poi con il ferro da stiro caldo si applica. Come vedete rimane attaccato e quindi si procede così sulle varie superfici. Ho applicato questa teletta. Se non avete quella che non si incolla, fate una cucitura tutto attorno e comunque si applica. Se è più alta di questa qui, basta metterla solamente sulla parte, per esempio, esterna sul rettangolo che va sì, sul quadrato che va all'esterno, quindi senza la necessità di fare altro, oppure potete trapuntarlo su una parte di questi. Comunque va strutturato. Ora ripiego così su se stesso e vado a segnare 3 centimetri e 5, quindi 5 centimetri su questo lato qua. E 3 centimetri su questo lato qui. E poi unisco questi punti. Fermo così il tessuto. E poi di nuovo qua marco a 5 centimetri ed a 3 centimetri ed unisco. E faccio la cucitura su questo lato e su questo. Quindi si parte semplicemente con un punto dritto e si fa la cucitura sul punto stesso. Ho messo un punto della lunghezza di 3, blocco il punto e continuo così. E adesso faccio la stessa operazione su quest'altro tratto qua. Ecco qui le cuciture proprio realizzate sulla linea tracciata e anche di qua. A questo punto apro, faccio combaciare questi, la parte alta e qui sulla parte in basso rimarco di nuovo 3 centimetri e 5. E li unisco, faccio sia su questo punto che su questo e faccio di nuovo la cucitura come ho appena fatto, quindi estremamente facile. Ed ecco fatte allo stesso modo le cuciture anche su questi due lati e come vedete il cestino già prende forma. Necessario quindi eliminare questi eccessi di tessuto in cottitura lasciando circa mezzo centimetro. Questo è un progetto che si fa tranquillamente con i ritagli di tessuto che avete in casa e, come vi ripeto, con l'imbottitura che avete a disposizione. Questa è quella più indicata, ma se avete anche il filtro per cappa va benissimo, basta applicarlo solamente su una delle due parti. Quindi questa è la parte che andrà all'interno. All'esterno applicherò questa e l'ho ottenuta allo stesso modo, quindi ho fatto le cuciture allo stesso modo e lo ottengo. Eccolo qui, identico. Adesso devo sovrapporre dritto su dritto le due parti, le faccio coincidere soprattutto qui dove ci sono gli angoletti e blocco con uno spillo. In realtà posso mettere anche le mollettine, quindi mi metto così, mando su un lato e sull'altro le due imbottiture e poi di nuovo qua. E poi qui. Ok, quindi rimangono allineate anche queste parti. Metto solo per sicurezza
Ed ecco qua. Qui c'è proprio una piccola differenza, evidentemente c'era un piccolo controllo che sia fissato bene qua. Ed ecco, ora faccio una cucitura qui sulla parte alta, tutto attorno. Lascerò però su questo tratto qui, quindi un lato aperto. Quindi su questo faccio circa la cucitura per 1,5 cm, 2 cm. E poi qui a 2 cm dall'angolo, per il resto cucio tutto. Tendo da qua, mi muovo a bordo piedino e faccio la cucitura. Io sto utilizzando la lunghezza 3 del punto. Quando arrivo proprio dove c'è la cucitura in verticale, mando l'ago in basso e giro nell'altra direzione. Faccio tutta la lunghezza fino alla fine, blocco il punto. E poi si riprocede da qui, blocco il punto così e continuo fino ad arrivare qui alla cucitura che c'è qua. E così procedo per tutte quante. Poi giro cambiando direzione con l'ago in basso e continuo così per tutto quanto il punto. Io blocco il punto e vado su questi altri lati a fare tutto quanto il contorno. Cucitura su tutti questi lati qui, bloccandolo sempre all'inizio della fine, proprio per avere degli angoli perfetti, eh? Poi su tutto questo e su tutto questo. Qui in realtà ho lasciato l'apertura come vi avevo già detto. Adesso elimino questi eccessi qui in corrispondenza delle puntine. Quindi tolgo gli accumuli di tessuto. Ok, qui già fatto, quindi posso risvoltare. Prima di risvoltare devo fare attenzione che qui si arrivi proprio fino all'angoletto, e quindi anche qua. Ecco qua. Ora posso girare sul dritto. Qualche secondo e si sistema con le mani. Vedete, l'angolino viene perfetto anche qui su. Io adesso con le mani sistemo così e poi mi aiuto con questo strumento, ma potete utilizzare qualsiasi tipo di diciamo di penne, anche un ferro da calza per tirare fuori gli angoletti. Allora, io ho tirato per bene fuori gli angoletti, ho sistemato anche queste parti qui. Questa è la parte che rimane aperta, che posso chiudere con un bel punto nascosto, oppure come farò io adesso, vado a fare una ribattitura tutto intorno. Guardate quanto è bella la forma di questo cestino qua. Quindi faccio una bella cucitura tutto attorno. Alla macchina da cucire metto uno spillo su ogni angoletto qui, proprio per tenere sistemati per bene i tessuti. Qui ho lasciato la mollettina perché servirà per tenere chiusa questa apertura. Inizio proprio a cucire, sto utilizzando peraltro un filo in tinta. Io utilizzerò un punto dritto normale, ma potete utilizzare anche un punto decorativo se preferite. Mi muovo così proprio a bordo piedino, possibilmente spostate l'ago verso il bordo. Arrivo fin qui dove c'è, ok, la cucitura, e poi giro nell'altra direzione e seguo questo contorno. Qui c'è l'apertura e faccio veramente attenzione. Ok, alzo l'ago, sposto di qualche millimetro ed ecco qua.
qui vado proprio vicino al bordo in modo che chiudo per bene fino qua e poi procedo sempre allo stesso modo. Ecco qui il risultato, guardate che bello, io ho utilizzato un filo della stessa tonalità un pochino più scuro. Vi faccio vedere qui dove ho chiuso, praticamente non si vede nulla. E guardate che carino per mettere dei piccoli dolcetti o per portare un piccolo dono alle vostre amiche. Allora ecco qui, ecco questo, guardate all'esterno che carino. Come avete visto è facilissimo veramente da fare. Questo si può lasciare così come un cestino, lo potete usare come svuota tasche, insomma veramente io penso che si presta a mille utilizzi diversi. Però vi voglio far vedere, si può applicare anche un manico. Per fare il manico utilizzerò questa fascia che è larga 8 cm e lunga 36. Qui al centro ho messo una piccola imbottitura, che è quella che ho utilizzato anche per il cestino, larga 3 cm, ma qui mancano 2 e altri 2 cm mancano qua. Quindi è di 32 per 3 cm, anzi ho utilizzato anche dei pezzi e li ho aggiunti. E adesso, prima di fare il tutto, io vado a fare un piccolo bordino di circa mezzo centimetro su uno dei due lati lunghi. Così. Okay. E adesso richiudo questa e poi sovrappongo questa al di sopra, quindi vi faccio vedere, c'è questa sovrapposizione qui. E metto uno spillo e continuo così sistemandolo per bene, quindi richiudo e richiudo questo al di sopra. Quindi viene un bel manico imbottito. Voi utilizzate ovviamente l'imbottitura che avete utilizzato anche per il cestino. Ovviamente questa parte terminale la richiudo in questo modo qua. E anche su quest'altro lato la richiudo sempre verso la parte della cucitura. La richiudo così. Allora io ho passato un punto a zig zag con un filo bello a contrasto in modo tale che qui sulla zona centrale sembra quasi una decorazione. Ovviamente elimino questi eccessi qua che poi si vedranno e quindi lo applico al cestino, ma come vi ripeto questo è opzionale. Lo vado a sistemare tipo a, quindi a 4 cm dalla punta e ovviamente a 4 anche da questa opposta. Quindi sistemo in questa maniera. Proprio fino a questo, centrandolo per bene. Ecco qua. E su quest'altro lato qua. Come vi ripeto, la lunghezza la potete poi gestire in base alle vostre esigenze e al vostro gusto. Quindi adesso se decidete di applicare a mano con un punto nascosto, questo non si vedrà nulla, così come se lo fate con la colla a caldo. Come vedete non cambio la posizione, semplicemente la vado a sistemare così e poi ne metto anche un altro po'. Io utilizzo la colla a caldo perché comunque se la colla è di buona qualità, diciamo, resiste per tanto tempo e se lo lavate a mano non succede proprio niente. E di qua faccio la stessa cosa, però potete farlo come vi avevo già anticipato anche con la macchina da cucire, quindi lo passate sotto la macchina, in quel caso però all'interno si vedrà la cucitura, in questo caso qui invece, come faccio vedere, non si vedrà proprio nulla. Io voglio aggiungere, sapete che non amo molto le decorazioni, ma mi piace aggiungere anche un bottone. E al di sopra del bottone un fiocchetto, perché ho proprio un nastrino di questo colore qua. Guardate che bello questo particolare. Io lo trovo bellissimo. E come vedete ci vogliono pochissimi secondi, quindi
Applico questo, il bottoncino e questo qua. Guardate, io la trovo un pensierino per la Pasqua veramente molto 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 carino. Si possono mettere dei dolcetti all'interno, ovetti ed altre cose. Potete poi decorarlo come meglio credete. Io lo trovo veramente stupendo. Allora, questo è un cestino che va strutturato, quindi dovete dare un po' di corpo perché altrimenti non mantiene la forma. Allora potete fare come ho fatto io, utilizzando questa qui termoadesiva di Teletta che io utilizzo in molte applicazioni, è la H630 e è quella che ho utilizzato io. L'alternativa per chi inizia è quella di utilizzare questa qui, che è quella più economica, cioè è quella di un centimetro, il filtro per cappa o quella che vi ho indicato anche nel tutorial dove ho parlato delle imbottiture. Quindi questa non si applica con la colla, quindi dovete cucirla sul pezzo iniziale tutto attorno per fermarla e poi fate tutte le lavorazioni che ho fatto. Ovviamente di questa ne mettete solamente sulla parte esterna senza metterne gli strati. Oppure l'alternativa può essere quella di utilizzare questa qui. Quindi utilizzate in realtà l'imbottitura che avete. Questa comunque ha più o meno la stessa consistenza dell'H630 a livello così orientativo. Quindi utilizzate l'imbottitura che avete. Però mi raccomando, insomma, ragazze, se quest'idea vi è piaciuta e io la trovo deliziosa, lasciatemi un bel like, condividete il video, iscrivetevi al canale e sbirciate fra le idee per fare tanti regalini interessanti o per fare dei mercatini anche di beneficenza molto molto carini. Amiche, vi saluto, vi abbraccio, ciao, al prossimo tutorial.